In questo video parleremo di ragazze bellissime, in particolare modelle, quindi come comportarsi per conquistarle. Siamo qua con Davide, nuovo coach ufficiale di approcciala.it, e ce ne parlerà direttamente lui, visto che è specializzato nel rimorchiare modelle. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato? Tutto questo grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che già il giorno stesso ti potresti trovare in camera da letto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, partecipa a un corso al vivo con Davide, nuovo coach ufficiale di approcciala.it. Dal 9 al 13 luglio puoi iscriverti a meno di metà prezzo, al prezzo più basso che abbiamo mai avuto per i corsi al vivo. Per maggiori informazioni clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone. Quindi con Davide adesso parleremo un attimo di dove trovare modelle, come per esempio sentirsi sicuri, sentirsi all'altezza, che è uno dei problemi principali che hanno gli uomini, che magari le vedono come irraggiungibili, perché è diverso rispetto a ragazze, diciamo, di media bellezza, e poi vedremo anche il come fare. Quindi innanzitutto Davide, visto che è il tuo argomento preferito, l'argomento in cui sei specializzato, non so, con quante modelle, sei uscito in vita tua? O comunque nell'ultimo anno e mezzo, quello che è? Allora, nell'ultimo anno e mezzo sono uscito con circa 50 modelle. E sì, questo qui è il numero più o meno, sì. Ok, e da qua mi aggancio subito al discorso, cioè dove stanno le modelle? Dove si trovano? In che città si trovano? Le troviamo anche nel paesino di campagna dove ci sono 5 abitanti? Allora, ragazzi, chiunque di voi voglia approcciare le modelle. Allora, ci sono tre città della moda nel mondo che sono Milano, Parigi e New York. Ora, vabbè, io non ho fatto esperienza a Parigi e New York, però comunque Milano, sicuramente è una città in cui se volete approcciare le modelle è ottima. Poi, ovviamente, di solito le modelle quando vengono in Italia per vari casting, o comunque per delle sfilate. Poi di solito quando non devono lavorare si fanno magari anche i giri nei posti turistici italiani, quelli più famosi, può essere Venezia, di solito magari vanno in Liguria o in Costiera Amalfitana, insomma posti turistici famosi, però comunque io sconsiglio se si vogliono approcciare le modelle, sconsiglio di trasferirsi in questi posti turistici, ma di trasferirsi direttamente a Milano, perché a Milano basta fare un giro in centro, che sia in Duomo, zona San Babila, via Monte Napoleone, e lì le modelle le trovate tutti i giorni, ma proprio tutti i giorni. E sì, quindi questo, semplicemente se il vostro target di ragazze è questo, dovete trasferirvi, non potete stare nel paesino di campagna, ma anche in altre città italiane, anche se sono grandi, perché ad esempio a Roma qualcuna se ne trova, ma è raro. Quindi se volete fare pratica con le modelle, dovete per forza trasferirvi a Milano. Trasferirvi o farvi un giro, quindi non è che deve trasferirvi per forza. E parlando appunto di come sentirsi all'altezza di una ragazza molto bella, come si fa a sentirsi sicuri? Come si fa? Perché molti hanno, ma quella lì è troppo, e figurati, c'è cioè, che è un uomo di valore che vorrà, ma poi per non parlare magari di chi pensa che magari vogliono soltanto vogliono anche loro uomini bellissimi, vogliono magari socializzare soltanto con modelli o soltanto con persone di status sociale altissimo, soltanto con persone straricche. Quindi com'è che ci si fa a sentire alla loro altezza? Ma il primo mito che voglio sfatare è appunto quello che le modelle vogliono uscire con i modelli. Non è assolutamente vero, anzi, a me in diversi appuntamenti mi è capitato che la modella in questione mi dicesse che si lamentasse degli uomini nel mondo della moda perché dice che sono tutti gay. Quindi non preoccupatevi dei modelli. E per quanto riguarda la percezione che avete di loro, la cosa principale che dovete ficcarvi in testa è che è semplicemente una coreografia. Nel senso che una volta che finite a letto con una modella, capite, perché poi la vedete struccata, se il giorno dopo non si sveglia come quando l'avete approcciata il giorno prima, e da lì capite che, poi soprattutto se magari diventa una scopa amica, io ad esempio circa un mese fa ho fatto sesso con questa modella che poi fino a quando lei non è dovuta andare in Francia è rimasta la mia scopa amica per circa, sarà stati non tantissimo perché
forse 3 settimane, che poi lei è dovuta partire, e poi una volta che la vedi anche in altri contesti è completamente diversa. È come semplicemente una ragazza normale che si trucca parecchio. Poi ovviamente loro seguono anche una dieta, perché ovviamente devono tenersi in forma. Alcune agenzie gli danno le specifiche per rimanere dentro un certo range di peso, quindi ovviamente fisicamente, vabbè, questo penso che lo potete immaginare, sono molto belle, però anche a livello estetico, dico di faccia, c'è molta cura, cioè loro usano tantissime creme per la loro faccia, spendono comunque tantissimo per la cura del loro corpo, e oltre alle creme per il make-up, centri estetici. Mi ricordo una volta che con una modella con cui avevo fatto un appuntamento un po' di tempo fa, che praticamente lei addirittura andava in un centro estetico quasi una volta al giorno, cioè nel senso in una settimana ci andava magari 4-5 volte. E quindi ovviamente poi il risultato finale è che tu ti vedi questa strafiga, poi di solito in realtà dipende, perché poi nella mia esperienza diciamo che ci sono anche due categorie diverse di modelle. Ci sono quelle che quando non devono fare i casting si vestono in modo diciamo un po' più casual, e quindi sono più, cioè diciamo che non appaiono come la strafiga allucinante, però comunque sono comunque molto belle. E poi, perché questo succede perché tante volte nei casting le obbligano ad indossare determinati tipi di vestiti, e dopo loro quando escono vogliono sentirsi più libere e quindi si vestono più casual. E poi invece ci sono le modelle, quelle che ci tengono tantissimo alla loro immagine, e quelle lì sono le classiche ragazze che quando tu vai in centro in Duomo, la vedi passare e si gira tutta la piazza, perché poi è vestita con il vestito elegante, c'è tutte le forme, il risalto, e poi loro sono anche molto brave nel fare questo. Loro Una vanno domanda, proprio. è una domanda. Dico, come ci si sente quando passa una strafiga così, si girano tutti e tu sei quello che si gira, però ci va, mentre tutti quanti gli altri non ci vanno? Ma è bellissimo, allora. Però beh, le prime volte che lo facevo era molto esaltante, anche perché era come se avevi il pubblico, era come se tipo fossi nell'arena, e magari c'era anche gente che ti faceva i complimenti a caso mentre parlavi con lei, e io gli volevo dire: ma stai zitto, cioè, lasciamela approcciare. Comunque, beh, sì, ti fa sentire vabbè, bene alla fine. E poi dopo un po', quando inizi ad approcciare tante modelle, ti ci abitui, e io adesso sono semplicemente concentrato sulla conversazione con lei. Che poi praticamente quando approccio una modella, questo lo si vede, cioè lo si impara bene nel corso Done Top 1%, è un tipo di approccio completamente diverso rispetto a una ragazza normale, e una volta che impari ad approcciare le modelle diventa super, ma super, super divertente, nel senso che io quando approccio una modella mi faccio tante di quelle risate, perché praticamente loro sono abituate a ricevere complimenti, no? Poi sono circondate da tanti uomini. Prima di parlare di magari prima di dare qualche consiglio su come fare, cioè, capiamo perché è diverso rispetto a una ragazza normale, anche una ragazza molto bella, ma che comunque non vive di quello. Quindi qua parliamo di ragazze che di lavoro, cioè, lavorano con la loro immagine, con la loro bellezza. Quindi perché è diverso con queste ragazze rispetto alle altre? Allora, è diverso perché siccome loro sono sempre state abituate fin da piccole a ottenere anche tutto quello che vogliono, hanno un tipo di personalità diversa, e quindi è diverso perché se tu vai ad interagire con loro come ti approcci con una ragazza normale, interagisci con la sua personalità finta e non su quella, con quella vera, e quindi alla fine rimarrai sempre come uno dei tanti. E ovviamente finisci nel dimenticatoio, non la rivedi per l'appuntamento. E niente, tutto qua. Ok, e quindi com'è che si fa a bucare questo scudo di personalità finta e andare poi a interagire quindi con la personalità vera? Quindi questo qua, diciamo, in maniera riassunta, è questo poi il vero segreto, quindi riuscire a bucare questo scudo, questa personalità finta e interagire con la personalità vera della ragazza, quindi com'è che si fa? Allora, semplicemente, che poi in realtà non è così semplice. Cioè bisogna fare esperienza, poi diventa semplice. Bisogna andare a stuzzicarla su delle cose che vanno a provocarla internamente, che per una modella, nella mia esperienza, la cosa su cui mi concentro io sono magari la borsetta che indossa o i vestiti,
Ovviamente se ad esempio una cosa che è capitata diverse volte da fare con le modelle, ma che non è preparata ovviamente perché le cose preparate non funzionano, magari se è una borsetta di una marca di valore, magari di Louis Vuitton, faccio un esempio, e chiederle, delle volte mi capita di chiederle se è originale, ovviamente questa cosa la tocca molto internamente perché lei ci tiene tantissimo la sua immagine, no? E quindi dopo nella sua testa si forma questa idea che tu sei quello che la stuzzica e questa cosa a lei crea molta attrazione perché gli altri uomini sono semplicemente lì a farle complimenti. Poi in realtà con le modelle ci sono anche uomini che sanno quello che fanno, sono capaci, però nessuno di loro alla fine riesce ad arrivare ad interagire con la sua personalità vera. Rimangono tutti in superficie. E ovviamente facendo questo tipo di non so come dire, appunto di andando a stuzzicarla su queste cose, rimarrai impresso nella sua mente e poi le conversazioni diventeranno anche molto divertenti perché poi anche lei, essendo una ragazza molto bella, ovviamente farà diversi test e anche nei test, una volta che fai esperienza, ti diverti perché quando lo superi, diciamo tra virgolette, loro non se lo aspettano perché la maggior parte degli uomini li falliscono, Tipo, non so, anche perché. che test ti hanno fatto a te in qualche situazione, con qualche modella? Allora, la modella che citavo prima, quella che avevo, con cui ho fatto sesso circa un mese fa, faccio questo esempio perché calza pennello, mi faceva qualche obiezione prima del sesso in casa e mi aveva addirittura detto, quando io stavo andando per stimolarle la figa, mi aveva detto, ma secondo me posso fare anche da sola che lo faccio meglio, ma io non avevo nemmeno cominciato a farglielo, quindi era chiaramente un test. E ovviamente se te la prendi sul personale che lo vedi come lei che ti sta insultando e cerchi diciamo di rimetterla in riga, non funziona. cioè semplicemente falli. Allora, in certi casi devi quando magari vanno molto oltre, non è che devi rimetterla in riga, però comunque diciamo devi tenerle testa perché sennò diventi lo zerbino, però comunque questo qui è semplicemente un test, cioè io mi sono fatto una grandissima risata e poi è molto divertente anche perché nel sesso c'è più passione, no? Perché ovviamente continuando a provocarsi a vicenda c'è anche dopo c'è molta energia nel sesso. Sì, quindi questo era un test che mi è capitato, se no fammene pensare altri che con le modelle sono infiniti. Ogni volta che approcciate una modella aspettatevi che qualche test c'è, se non anche tanti test. Soprattutto se poi una modella è anche di medio o alto successo. Lì i test ce ne saranno tantissimi e vabbè, una volta che fate esperienza, io ad esempio adesso mi diverto molto a fare questa cosa. Infatti, se devo approcciare ragazze, diciamo, normali, non mi diverto nello stesso modo. È un pochino più noioso, anche se lo faccio comunque. Però davvero quando inizi a fare game con le modelle diventa molto divertente. E poi sto pensando ad altri test che mi hanno fatto le modelle. Ma va bene così, facciamo capire, cioè, perché una modella magari testa di più rispetto ad altre ragazze, e anche e soprattutto, cioè, i test, cioè, che cosa sono una cosa positiva, negativa, come mai li fa? Allora, ovviamente una ragazza molto bella ti fa i test perché essendo circondata da uomini deve capire quelli che sono più sicuri, quelli che ne vale la pena conoscerli. E perché ovviamente se pensate a una ragazza molto bella che riceverà tanti approcci in un giorno, addirittura delle volte quando mi fanno vedere i social, su Instagram hanno 999 più messaggi o cose del genere. E ovviamente capite che se lei non screma gli uomini, non è che può passare la sua vita a fare gli appuntamenti con gli uomini, quindi dovete essere quelli che l'approcciano appunto nel modo corretto, e poi in realtà ci sarete solo voi. I test sono una cosa positiva. Se la ragazza, poi soprattutto le modelle di solito anche hanno una personalità, cioè più che altro la personalità finta, che quindi è quella che vedi più all'inizio. Che sembra molto sicura, poi in realtà quando vai a scavare in fondo non è mai così, anzi tante volte sono molto insicure, anche riguardo al loro corpo, anche se sono molto belle, ma comunque il discorso è che semplicemente all'inizio ti ignorano, non ti fanno i test, se non sono interessate ti ignorano. Quindi se ricevete i test vuol dire che la ragazza almeno un minimo di interesse ce l'ha e quindi è molto positivo.
anche perché dovete tenervi a mente che quello lì è il modo per interagire con le modelle, cioè se voi volete parlare con loro, dovete o fare come me che mi diverto con i test, se no semplicemente accettate che ci sono, rispondete nel modo corretto e poi vedrete anche che la ragazza inizia ad essere molto attratta se superate i suoi test. E soprattutto più è pesante il test e più non reagite internamente, addirittura vi diverte, e più la ragazza inizierà a essere molto attratta da voi. Anche perché poi una cosa molto bella delle modelle è che siccome sono abituate ad essere approcciate dagli uomini, sono molto più a loro agio con il contatto fisico. Io di modelle timide me ne ricordo al massimo due, ma con cui comunque ci riuscivo a fare contatto fisico, e perché appunto loro essendo abituate, cioè non c'è nessun tipo di problema nel fare contatto fisico. E quindi sì, anche quella parte lì è molto bella, sì. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato? Tutto questo grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che già il giorno stesso ti potresti trovare in camera da letto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, partecipa a un corso al vivo con Davide, nuovo coach ufficiale di Approcciala.it. Dal 9 al 13 luglio puoi iscriverti a meno di metà prezzo, al prezzo più basso che abbiamo mai avuto per i corsi al vivo. Per maggiori informazioni, clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone.